Benvenuti e ben ritrovati Pinguini Italici. Oggi programmiamo in C. No, non ho sbagliato la pronuncia. Ripeto, oggi programmeremo in C. C è un linguaggio di programmazione basato su C, però in italiano. E come avrò mai implementato questo linguaggio di programmazione? Semplice. Ho fatto un file.h e ho messo tutta una serie di define che sostituiscono qualunque termine transalpino nell'italico idioma. Oggi mi deve venire un coccolino? No, ripeto. Oggi mi deve venire un coccolone se le mie labbra non pronunzieranno una parola che non derivi da un idioma neolatino. Dunque, ripercorriamo la storia di questo video. Ho iniziato a lavorarci ad aprile. Ma poi ho dovuto sospendere perché c'era più lavoro di quello che pensavo il mio piccolo cervello trapiantato in terre britanniche. Poi ho traslocato in questa casa, ho viaggiato e quindi il tempo è passato e il motivo principale per cui lo avevo ideato passò in secondo piano. Ma qual era il motivo iniziale? Beh, l'idea mi venne leggendo questa notizia. Difesa della lingua italiana, la proposta di legge. Multe fino a 100.000 euro. Poi non so che fine abbia fatto questa proposta di legge, se la stanno discutendo, se si era nata da qualche parte nelle latrine del transatlantico, non lo so. Quindi l'immediatezza per fare questo video sfuggì. Ma poi, qualche tempo fa, fui criticato per aver portato un video, manco tanto originale, in inglese. E si accese in me la fiamma per rifare questo video. E finalmente sono riuscito a far sedere le mie sudice chiappe di fronte a questo elaboratore ed eccomi qua. Allora, per i più curiosi, come ho fatto a implementare proprio nello specifico questo nuovo fantomatico linguaggio di programmazione che io ho chiamato semplicemente C? Non avevo il tempo di fare un compilatore, altrimenti questo video sarebbe uscito quando l'italiano non si sarebbe più parlato. E allora quello che ho fatto è di fare un... Ma come si traduce file in italiano? Un archivio di intestazione e ho fatto una serie di definizioni. Come ben sapete, questa simpatica istruzione del preprocessore di C funziona un po' come il copia e incolla e la possiamo utilizzare per cambiare la qualunque cosa. Possiamo infatti convertire main in inizio, if in se, for in per e così via. E queste sono le cose normali. Ma andiamo a vedere le cose più elaborate. Infatti, uno short diventa corto, un longo diventa lungo e così via. Facendo questo simpatico stratagemma, possiamo modificare tutte le parole chiave e far diventare sì in C. Ovviamente non è che le modifichiamo per davvero. Semplicemente il preprocessore ogni qualvolta vede se lo ricambia in if. E il compilatore è felice. Magari non lo sarà il governo Meloni, ma almeno è già qualcosa. Non è che Roma sia stata fatta in una notte. Ovviamente in un programma possono coesistere sia le parole chiave in C e quelle in C. Per tutti quelli di voi che non sono omologati al nuovo status quo in difesa della lingua italiana. Ma questo che vi ho fatto vedere ci vogliono 5 minuti a farlo, di cui 3 minuti sono per accendere l'elaboratore. Mettere la parola chiave e avviare lo studio. Non ce la faccio manco a leggerlo. E avviare lo studio visuale di Microsoft. Ma secondo voi io potevo limitare il mio lavoro a fare delle definizioni solamente per le parole chiave? Ma no! Mi sono preso la briga di fare delle type def che si chiamano appunto definisci tipo e altre definizioni per tutte, ma dico tutte, le funzioni della libreria standard di C. Non solo le funzioni, ma anche i tipi, le strutture, le macro, tutta la libreria standard di C. E la libreria standard di C include tutti questi archivi di intestazione. Il mio archivio.h l'ho chiamato cit.h, cioè C in italiano. E contiene più di 1300 righe. E come possiamo usare in modo tale che C diventa C? Semplice! Basta prendere un qualsivoglia codice sorgente in C e piazzare questo nuovo header, no, archivio di intestazione alla fine di tutte le inclusioni. Boom!
sì diventa C. Non posso farvi vedere ogni riga di questo archivio, è troppo lungo, ma ovviamente lo potete trovare nel mio deposito al centro cretini. Vi giuro, Git vuol dire cretino in inglese britannico, quindi GitHub è il centro dei cretini. Però non posso lasciarvi andare così, senza neanche testarlo. E infatti lo testeremo... Più testare c'è, ci mancava veramente poco, già sentivo le sirene. Dunque, come lo testiamo? Vi ricordate quando portai la mia simpaticissima serie di 7 linguaggi in 7 giorni? Se ve la siete persa, la troverete in questo rettangolino che è comparso qui sopra nel vostro schermo. In quell'occasione vi avevo fatto vedere come calcolare i punteggi del gioco delle bocce a 10 birilli, in 8 linguaggi. Sì, alla fine ho fatto 8 linguaggi in 7 giorni. Ho preso quel codice sorgente, ho importato il mio nuovo archivio personalizzato trasformatore di linguaggi di programmazione oltreoceano e ho trascorso più di mezz'ora a cambiare ogni riga di quel programma. Non solo ho tradotto tutto quello che riguardava il linguaggio di programmazione per far diventare C in C, ma ho proprio tradotto tutto il codice sorgente, compresa le variabili. Facciamo degli esempi per capirci bene. Che cos'è un frame? È una casella, quindi abbiamo la struttura casella. Come abbiamo la struttura partita? Vediamo ad esempio questa funzione. Imposta punteggi. Non restituisce nulla, quindi è un vuoto. E prende in ingresso una struttura partita e un carattere costante. Ovviamente non posso invertire l'ordine delle parole chiave, ma non stiamo neanche facendo la Divina Commedia, quindi const char ce lo facciamo bastare. Sarebbe più bello avere char const, carattere costante. Ce lo facciamo bastare. Qui abbiamo un ciclo per. Qui abbiamo un se altrimenti. Vedete? Ho tradotto tutto. Sicuramente vi state chiedendo cosa sono queste cose sfogate che ho messo. Non sapevo come tradurre questo. Ovvero nel gioco delle bocce a 10 birilli, abbattere tutti i birilli al primo tiro ha un nome ben specifico. E io non sapevo come tradurlo, quindi l'ho lasciato così. Mi sa che devo pagare la mia prima multa da 5.000 euro. Qui c'è l'inizio del programma. Abbiamo la funzione int inizio. E il programma, come vedete, compila e funziona, che è una meraviglia. Se volete essere anche voi dei bravi pinguini italici, scaricate e usate il mio archivio di indestrazione cit.h dal centro cretini che troverete in descrizione. E italianizzatevi. Detto ciò, io vi lascio i vostri programmi e se volete condividere con me quello che avete fatto utilizzando cheat, mandatemi il vostro codice all'indirizzo di posta elettronica che vi lascio in descrizione. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo! Define, include.